last time that I felt safe. I can't remember where I was, but it was raining and the sky was gray, and I was on a southbound bus. 'Cause I can't face up, can't face up, I can't face up to the pain, to the fear, to the pain. Mostra personale di Lorenzo Barberis, dipinti e sculture qui al Cantiere delle Arti a Castellamonte, un ritorno nel territorio. Sì, per me è una grande emozione essere qui oggi presente, perché ho intrapreso i miei studi qua al liceo artistico a Castellamonte, dove ho potuto apprendere tutte le tecniche, o almeno in parte le tecniche legate alla ceramica, in particolare alla terracotta, e anche alla progettazione, quindi al design, che poi ho approfondito iniziando lo studio allo IED, l'Istituto Europeo di Design di Torino. Qui presenti ci sono svariate dipinti e anche dei bozzetti con acquerelli e penna, e delle sculture che si alternano da materiali differenti al bronzo, alla terracotta. Ecco, sì, per me è una grande soddisfazione, un po' perché sono qui da lì dove ho intrapreso i miei studi e mi sono appassionato all'arte, e un po' perché proprio anche Castellamonte ha una particolare attenzione ed è molto ricca a livello artistico, ed è in fermento, ci sono sempre molte belle iniziative a livello artistico, quindi per me è un luogo importante. Ecco, sì. Si può dire un'arte introspettiva? Sì, è un linguaggio che nasce proprio da un linguaggio interiore, quindi un linguaggio che nasce dalle mie emozioni, che poi in qualche modo tramuto attraverso tecniche differenti e prendono forma in diversi modi, nella pittura, nelle sculture, ma comunque anche la pittura e la scultura dialogano, quindi insomma. La mostra si potrà visitare fino a quando e in che orari? Sì, la mostra dunque oggi c'è l'inaugurazione il 5 ottobre e durerà fino al 27 ottobre nei seguenti orari: il venerdì dalle 16 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Prossima mostra? Sì, la prossima mostra sarà a Torino e verrà inaugurata in concomitanza con Artissima presso la Galleria Corsi Arte, e verrà inaugurata intorno al 2 novembre, comunque poi attraverso anche la mia pagina Facebook si può visitare insomma il mio sito anche, e vedrete tutti, comunque sarà a novembre a Torino. Last time that I felt safe, I know exactly where I was.